an 8-hour sleep concert with beds in the theater, in a gorgeous theater, the Donizetti. I mean, this is very strange, very unique. Obviously, this is a magnificent facility, and I've never heard of an 8-hour performance in a theater like this. When you first told me about it, I was like, that's brilliant. I wonder if I could do it, you know? It was kind of challenging, and I was nervous. We were in Rome before we came here, and a friend of mine from the US was also there and was like, wow, like every time I hear your music, I wish I could just like lay in a bed or like go to sleep in a room full of other sleeping people. And I was like, well, we're going there, that's what we're doing. Io ero sdraiata sui nostri lettoni da privilegiati e a un certo punto era stupendo guardare il soffitto, il lampadario, i palchi e pensare che però si stava ascoltando quella musica e che le persone non erano tutte ingessate sulle sedie rosse ma che erano così abbandonate. Beh, fantastico, bellissimo. Lo stimolo è stato quello di cercare di fare qualcosa di impossibile, una sfida. Il fatto di avere di fronte una sfida ci ha dato uno stimolo per affrontare questa cosa al massimo. Questo sleep concert doveva suonare diverso. Dal nostro punto di vista. Doveva essere inerente al luogo, ovvero il Teatro Donizetti non è un luogo qualsiasi, doveva da un certo punto di vista assecondare certi crismi. Noi abbiamo ad esempio voluto creare una sonorizzazione circolare utilizzando solo la platea e non il palco, ed è uno dei primi passi sui quali ci siamo confrontati e abbiamo sviluppato. Io ho la reazione, la prima cosa che percepisci nei luoghi è diciamo, la loro risposta acustica, e quando entri in un teatro d'opera, almeno io ho sempre questa bellissima sensazione di essere accolto in uno spazio ovattato e la sua dimensione acustica in realtà è talmente particolare che... Ovattato? Ovattato, certo, poi in questo caso addirittura insomma, senza le persone, cioè questa la dimensione proprio dell'assorbimento acustico è altissima, per cui hai questo senso proprio di essere dentro una specie di coltre, no? L'altra cosa interessante è che non avete usato il palco, ma i musicisti erano sparsi in modo circolare intorno alla platea, e questo è stato un'altra ottima cosa. Proprio per favorire ancora una volta maggiormente una posizione diversa, o comunque una posizione da parte dell'ascoltatore diversa nei confronti della ricezione sonora. Non so se sono stato chiaro.
Restando nell'ambito curatoriale del progetto, un aspetto molto importante per noi è stata ad esempio l'accoglienza, ovvero come accogliere il pubblico in un progetto di questo tipo. Abbiamo cercato di dare il comfort necessario per poter passare una notte intera in un luogo che non fosse casa loro, il loro letto, in un luogo con altre 200 persone. Wow, ti piace? Ci batto le palle. We like it. Yeah. We didn't expect that, and I didn't expect at all. I saw the pictures of the theater when I came here, and I saw what everything you have done, and how alternative and how creative it is, and all the musicians and the people lying down, and I think it's incredible. So I feel like it's just so incredible to see it happen in this way. With people who I assume are wildly unfamiliar with the music that we do also. Because I'm like, wow, this would be so different if it was in like an underground warehouse space or something with like a bunch of your friends, you know? And I think it's great to be able to use a very traditional and conventional place, and that they give you a chance to try something so experimental. I think it's great that they are open-minded and don't say, oh no, this is traditional, you can't do something like that. They must be quite open-minded, the people who are running the theater. Or maybe they didn't know what you were going to do. Maybe they were surprised also. But I think it looks fantastic, so good job. Un altro passo è stato quello di trovare gli artisti adatti per questa esperienza. Artisti adatti non significa per forza musicisti che fanno dormire le persone o che fanno soltanto un certo genere musicale. Ovviamente un concerto di questo tipo, così stravolto se vogliamo in qualche modo, rientra nei canoni del mio fare musica, quindi mi ha incuriosito molto, devo dire, e mi sono messo subito a pensare qual era il modo migliore per realizzare questa mia performance. L'occasione per ritornare a fare un DJ set live per questa serata, la notte del campanello, è perché trovavo che ci fosse un'atmosfera particolarmente adeguata al mio modo di mettere musica, che è molto pacato, lungo e disteso, che si prende il tempo di far sentire le cose e non è necessariamente basato sui tempi della radio o sui tempi del club, perché mi piace creare un'atmosfera e credo che qui ci sia l'occasione, diciamo, per non litigare con nessuno per la musica che metto. La cosa interessante è stata riuscire a Bella, per questo progetto, riuscire a unirli tutti insieme, non soltanto suonando sequenzialmente, ma suonando come se fossero un'orchestra, quindi sonorizzando una nottata intera e portando al pubblico qualcosa di continuamente, qualcosa di diverso. I start the whole thing off. So I think I'm in the best position than anyone else,
because it's just when people enter, and I. But I'm also, it's a big responsibility because I'm setting up the night. I'm getting everyone ready for the 8 hours ahead. So I think for me, I'm really curious how the energy will change when people enter, from the energy of people entering to when they start to calm down. And then when I'm finished with my spot, I can't wait to just sit in my bed and watch the people and see how the works change. I think it's a very smart idea to allow this organic growth with different talents. Quello che volevo fare io, quello che avevo ho avuto in mente di fare io, e non credo in realtà poi di esserci riuscita, è stato quello di... La mia idea iniziale era quello di farli addormentare, cioè di rilassarli, quindi di creare una condizione molto morbida. Infatti i suoni che ho usato erano solo esclusivamente riverberi, non ho usato altro. In realtà in quel momento ero ancora anch'io in un momento non troppo, non avevo sonno, ecco. Quindi se non avevo sonno io non penso di averlo trasmesso agli altri. I'm not sure, my objective was to kind of put people to sleep and kind of suggest different sort of dreams / nightmares to them, maybe even, but interesting kind of nightmares. I guess when I play music, I tend to have a more abrasive side with distortion pedals, maybe more aggressive or brutal, but I also have a very, what can I say, dreamy ambient side that is very strong part, big part of what I do. So I guess I'm imagining that it will be something that will be easy to sleep. Good sleep music. I think it will be like a calm soundscape. Maybe sometimes a little weird, but in a good way, I hope. Tension when performing is always to find room for some kind of like healing or something, and maybe that means more chatter in your mind, and maybe that means less chatter in your mind, maybe that just means that you're going to be present for the time that it's happening. But yeah, I don't know, I hope that something got reconnected in people's brains as they were dozing off. La musica credo che sia la forma d'arte più liberatoria, tutto sommato più emozionale. Penso perché non si vede, cioè perché è qualcosa che rispetto a qualsiasi altra forma d'arte ti attraversa tuo malgrado. È interessante secondo me essere insieme come in una cura invece che in una spettacolarizzazione o in un concerto, per cui mi piace anche molto che siamo tutti su uno stesso piano, che il palco sia così libero di respirare anche la sua dimensione, no? Di spazio neutro, come se siamo insieme e c'è bisogno di ritrovare questo respiro, e la musica invece di essere uno sfogo forse è un ritrovarsi, è un no? Un'occasione per veramente provare a incontrarsi. Sempre stato un po' la mia
la mia volontà, quella di muovere questo tipo di, tramite la musica, di muovere questo tipo di movimenti interiori, li chiamo io, che vanno a risvegliare stati d'animo che di solito sono sopiti. L'intento qual era? Quello di creare una sorta di colonna sonora ai sogni delle persone. O meglio, dando carattere alla musica si amplificano anche i caratteri dei sogni. I hope they will get into it because it's something it's improvisation but with a structure. I sing with a lot of feelings. I try to give my feelings to my public and I always hope they get it. I always hope they can get the spirit, but you never know if it works or not, so I cannot say what will be the reaction, but I hope it will be a good one. Je pense que de toute façon le public qui vient ici à cette soirée, qui va venir, c'est à quoi il s'attend, donc il est ouvert à mon avis, ce public. A giudicare dal pubblico che c'è questa notte, mi immaginavo che ci fossero i seguaci, diciamo, di questi artisti, invece ho visto gente di un'età media molto alta che probabilmente ha voluto mettersi in discussione o sfidare, diciamo, le loro abitudini per provare questa cosa, e trovo che sia molto positivo. I mean, one person came up to me and, you know, told me that they enjoyed it and that they were kind of drifting in and out of sleep, but they liked that. And I know what they mean because I think I fell asleep around 6 a.m. too and was experiencing the same kind of thing. It was the celloist. She was doing this kind of really pretty set. And I went in and out of sleep and I had this just giant grin on my face the whole time, even while I was asleep. Un'altra cosa che mi viene da dire è che è interessante il fatto che non c'è luce naturale, perché siamo in uno spazio comunque protetto dalla luce naturale, per cui la dimensione del tempo sarà anche lì, sarà in qualche modo falsata. Certe cose secondo me andranno fuori dalle aspettative. Ci saranno persone che dormiranno fino alle 5 del mattino e si addormenteranno alle 6 completamente. Per cui noi cercheremo di risvegliare chi avrà voglia di risvegliarsi, ma di lasciare dormire chi avrà voglia. Io guarderò tantissimo, mi guarderò intorno tantissimo, ascolterò tantissimo e guarderò molto body language delle persone che avrò vicino e che vedrò, e quindi da lì anche capirò dove andare insieme, se anche sarò molto in ascolto. Sì, sicuramente ce lo facciamo anche noi questo viaggio. Sì, assolutamente, volo libero.